È stato presentato presso il Comune di Laterza il libro dello scrittore laertino Paolo Cillo Anime perdute, anime ritrovate. In questa raccolta il poeta racconta i suoi pensieri, le sue aspirazioni, le sue esperienze, i suoi ricordi, i suoi valori. Tocca vari temi intimi e di grande attualità, traendo la forza espressiva dal fatto di attingere direttamente dalla propria interiorità. Anime perdute, anime ritrovate è il mio decimo libro, una siloge di poesia, ne raccoglie 90, è diviso in due parti, proprio perché prende spunto dal titolo, appunto la prima parte di anime perdute e nella seconda parte anime ritrovate. Perché questo confronto, questo incontro? Perché è come se fossero le facce di una stessa medaglia. L'essere umano che all'inizio si sente perso, si sente ha bisogno di cercare una propria collocazione nel mondo. Nella seconda parte trova la luce e riesce a trovarla, riesce a realizzarsi, a completarsi e a diventare se stesso. Allora, ho pensato di pubblicare il libro di Paolo perché per due ragioni. Una, perché in questa parte della... io sono pulzanese, quindi vivo nell'area più vicina a Taranto. In questo ambito, stranamente, nell'Aertino, vicino Ginosa, Matera, io sono poco presente. E quindi quando mi è capitato questo bel testo, ho detto, ma perché non rischiarci? Perché dovrebbero comprare questo libro? Perché oggi la gente ha bisogno di leggere, ha bisogno di emozionarsi, ha bisogno di scontrarsi, e lo dico non a caso questo termine, con la lettura, con il supporto cartaceo. Basta, sì, internet è utile sicuramente, ma anche ritornare ai buoni valori di una volta. Oggi sono onorato di vivere questa serata con l'autore, con Paolo, che presenta questo libro fantastico, che è una raccolta di poesie, poiché già la nostra amministrazione mette al centro della propria programmazione la cultura, quindi oggi è una ciliegina anche sulla torta, perché esprimersi attraverso le poesie è un fatto molto molto importante, poiché tutto quello che si ha dentro lo si esprime attraverso le parole, poeticamente. Tutto questo fa parte di un bagaglio culturale che deve essere anche trasmesso. La cultura che viene trasmesso sotto tanti punti di vista, e la poesia è una di queste branche, è un ramo attraverso cui si può colloquiare e trasmettere emozioni ai cittadini e ai lettori. Concludiamo con questa serata la giornata dedicata alla poesia. Stamattina con la premiazione dei bambini delle scuole, questa sera invece chiudiamo con la presentazione del libro di Paolo Cillo, Anime perdute, anime ritrovate, perché il mondo ha bisogno della poesia e questa serata è dedicata alla poesia. È un nostro concittadino che ha scritto appunto un libro di poesie al quale abbiamo dato appunto valorizzazione e lustro con questa iniziativa che è stata curata dall'amministrazione e dall'associazione Cave, e che vede appunto dei versi in poesia presentati questa sera per la prima volta insieme all'editore, alla prefattrice e alla giornalista Antonella De Biasi, che modera l'incontro. Iniziative di questo tipo saranno ancora programmate in questo maggio dei libri, che è ricco ancora di appuntamenti e attività. L'ultimo sarà il 3 giugno, e quindi vi aspettiamo a tutte queste iniziative che sono realizzate alla Terza per il maggio dei libri.